Sia lodato Gesù Cristo. Terzo incontro di conoscenza del Vangelo secondo Matteo. I capitoli del Vangelo di Matteo sono 28. Il primo e il secondo li abbiamo analizzati, o meglio, ho cercato di offrirvi degli strumenti per attraversare il sentiero, per conoscere questi primi due capitoli, la volta scorsa. I capitoli invece dal 26 al 28, quelli inerenti alla Pasqua di morte e di risurrezione, li vedremo la prossima volta, mentre nel tempo che oggi abbiamo a disposizione cercherò di dare qualche linea per poter guardare con maggiore confidenza ai capitoli dal 3 al 25. Posso già immaginare l'obiezione, il primo incontro dedicato al Vangelo in quanto tale, due capitoli. L'ultimo incontro dedicato a tre capitoli e tutti gli altri che sono nel mezzo, che sono molti di più, dal 3 al 25, per questi abbiamo soltanto lo spazio di un incontro, sì, perché a me preme soffermarmi su qualche indicazione. La prima indicazione è questa. Ricordo che l'autore del Vangelo di Matteo scrive a cristiani giunti all'incontro con Cristo, partiti però non dal paganesimo come molti altri, ma dall'incontro e dalla vita stessa della fede di Abramo. In altri termini, l'Evangelista Matteo scrive per cristiani convertiti al cristianesimo dall'ebraismo. E dobbiamo ricordarlo per capire ciò che dirò in seguito. Per un ebreo, ciò che è fondamentale è l'esperienza di Abramo, dei patriarchi, di Mosè, del popolo uscito dall'Egitto e approdato in Palestina, e il dono della legge fatto in questo tragitto nel deserto da Dio per mano di Mosè al popolo intero. In altri termini, coloro che si dicono del popolo di Abramo, coloro che vogliono vivere la fede di Abramo, gli ebrei, guardano ai primi cinque libri della Bibbia come alla legge. Il termine ebraico è Torah. Per gli ebrei i primi cinque libri, i primi cinque rotoli della Bibbia sono Torah. Noi traduciamo Torah con il termine legge, ma legge rischia di essere ridotto, questo termine, a un insieme di norme, ma c'è molto di più. Nei primi cinque libri della Bibbia ebraica è custodita l'origine e l'originalità dell'esperienza del popolo di Abramo. E ancora oggi è fedele al popolo di Abramo chi ascolta, custodisce, medita, mette in pratica tutto ciò che è contenuto nella Torah, in quei primi cinque libri della Bibbia. Ecco, Matteo, avendo chiaro questo, provenendo anche lui dall'ebraismo, scrivendo per cristiani giunti al cristianesimo dall'ebraismo, che cosa fa? Organizza i capitoli dal 23 al 25
in 5 sezioni. Provate, quando siete lì a casa, col vostro Vangelo in mano, a vedere dal capitolo 3 al capitolo 25, trovate 5 parti, 5 sezioni del Vangelo di Matteo. Ed è chiaro il significato. 5 sono i libri della Torah. 5 fondamentali sono le parti in cui Matteo ha suddiviso la vita di Gesù. La legge dell'antica alleanza nei primi 5 libri della Bibbia, la nuova e definitiva alleanza in Gesù, raccontata in 5 momenti, inseriti nella cornice dell'infanzia e della Pasqua. Ed è poi interessante notare che alla fine di ciascuna delle 5 sezioni, di queste 5 parti, l'Evangelista Matteo raccoglie le parole di Gesù in 5 grandi discorsi. Tipico del Vangelo di Matteo è raccogliere le parole di Gesù in 5 momenti specifici che portano a compimento una serie di gesti, una serie di incontri, una serie di miracoli vissuti da Gesù prima di quei discorsi. Noi abbiamo 5 discorsi e prima di questi 5 discorsi una serie di esperienze compiute da Gesù in mezzo alla gente, in mezzo ai suoi apostoli. E queste esperienze trovano proprio in quei discorsi il loro significato, la loro interpretazione. Prendete una sezione di queste 5. Prendete una parte di queste 5 quando siete a casa e vedete che il discorso che troverete alla fine di questa sezione vi permette di interpretare, capire meglio che cosa è successo nei capitoli precedenti. E noi oggi, per il tempo che ci è dato, cerchiamo di capire quali sono brevissimamente questi 5 discorsi. Perché raccogliendo qualche spunto da questi 5 discorsi ci sia più semplice capire ognuna delle sezioni a cui fanno riferimento. E il primo discorso che noi troviamo è il discorso della montagna, in verità il più lungo dei 5. La sezione è quella che va dai capitoli dal 3 al 7. Il discorso della montagna occupa i capitoli 5, 6 e 7. Il discorso della montagna, per intenderci, è quello che si apre con le beatitudini. E al centro di questo discorso Gesù è molto chiaro nel parlare ai suoi e soprattutto alle persone che incontra e che lo ascoltano mentre lì lui parla in cima a questo piccolo promontorio dal quale ammaestra coloro che sono disponibili ad ascoltarlo. E il cuore del discorso della montagna è proprio un modo nuovo di vivere l'esperienza religiosa. Nel discorso della montagna Gesù parla di una nuova legge, Gesù parla di un modo nuovo di vivere la pratica religiosa, perché per Gesù è importante, e se ben guardate questo discorso lo notate in tutti i passaggi, è importante che i discepoli non siano preoccupati innanzitutto di obbedire a dei precetti, ma abbiano a cuore un incontro, noi diremmo l'incontro con Cristo, a cui i precetti sono orientati. In altri termini, Gesù parla ai suoi, come un buon parroco potrebbe fare con i propri parrocchiari, dicendo: sì, è importante il precetto domenicale, però si cresce nella fede non perché si obbedisce al precetto domenicale,
e basta, ma perché ci si lascia provocare all'incontro con Cristo dal precetto domenicale. E il discorso della montagna è esattamente questo. A coloro che avevano ridotto l'esperienza di fede di Abramo e di tutti i figli di Abramo a una serie di precetti, Gesù dice: andate oltre il precetto. Se pensate di obbedire il precetto senza che la vostra coscienza ne sia interpellata, ecco, siete lontani dall'esperienza di Dio. E poi il secondo discorso, a coronamento dei capitoli dall'8 al 10, il secondo discorso detto missionario occupa tutto il decimo capitolo. Gesù invia i suoi, li manda nel mondo, e in questo decimo capitolo fa delle raccomandazioni, e al cuore di queste raccomandazioni Gesù ricorda ai suoi che a convertire è Dio. Voi che andate, testimoniate l'incontro, voi che siete da me inviati, raccontate ad altri quanto è bella l'esperienza dello stare con me. Non siate preoccupati dell'esito, del risultato, perché quello è in mano al Signore. E attenzione, per rafforzare questa affermazione che vale già di per sé, Gesù raccomanda ai suoi di vivere la missione in maniera austera. C'è il rischio che in una buona predicazione, nel fare discepoli, uno si arricchisca, ne tragga dei vantaggi, venga ammirato. Ecco, se tu nella tua testimonianza inizi a essere ammirato, ricoperto di doni, ricoperto di complimenti, allora non hai centrato la tua missione. Anzi, dice Gesù, badate, e questo suona anche per noi, non sarete molti, ma sarete perseguitati. Lo dice già in anticipo Gesù. Se mettete piede fuori di casa vostra per dire quanto è bello essere miei discepoli, sappiate che subito l'obiezione vi verrà incontro. E porre una difficoltà all'inizio di un cammino aiuta subito a mettere da parte chi questo cammino lo inizia senza verità, preoccupato di ottenere ciò che non è secondo il cuore del Signore. Il terzo discorso, poi, è chiamato da noi discorso parabolico, perché in maniera molto semplice Gesù raccoglie alcune parabole. Parabole che Gesù racconta dopo essere stato contestato dai farisei. I farisei gli dicono: se tu sei il Messia, dimostra di essere Messia. Se tu sei davvero il Messia, dimostra quanto sei forte, quanto il tuo regno è capace di sconfiggere gli occupanti romani, i pagani, i contestatori della nostra fede. E la risposta di Gesù è bellissima, innanzitutto perché passa attraverso un racconto. E il racconto della parabola ha bisogno che la coscienza si metta in moto, che l'intelligenza si metta in moto. E poi il contenuto di queste parabole spiega, o meglio, cerca di raccontare appunto il regno di Dio, non come un regno fatto di confini, con chi governa, con dei soldati che lo presidiano, ma come l'esperienza di un incontro profondo col mistero di Dio. Magari è un incontro che agli occhi del mondo è piccolo, come un granello, un seme dell'albero di senape, o come un po' di lievito nella pasta, ma il risultato è sempre grandioso, sempre inaspettato, sempre di più di quello che noi ci saremmo e ci potremmo aspettare. E poi il quarto discorso,
Siamo ai capitoli dal 13 al 18 e il quarto discorso occupa tutto il 18° capitolo. E Gesù parla ai suoi fedeli, li chiameremmo noi, parla ai suoi discepoli, così li chiama il Vangelo, e spiega loro che cosa significa essere comunità. È bello pensare che questo discorso si apre con la preoccupazione dei discepoli su chi sia il più grande, su chi valga di più. È come se ci fosse un bisogno nella comunità dei primi discepoli di organizzare, di stabilire, di pianificare, di vedere chi conta di più, chi conta di meno, chi comanda e chi segue. Ecco, Gesù stravolge in questo discorso questa problematica. Se tu appartieni a questa comunità, innanzitutto bada a che non si creino scandali e soprattutto pensa che il potere è di colui che serve. Lo dice spesso Gesù nel Vangelo, in questo discorso lo ripete in altri modi. Il vero potere è veramente affermato nella comunità, nella Chiesa, letteralmente Chiesa significa assemblea dei credenti, colui che serve. Perché questo è vero potere? Perché è il modo con cui Dio stesso è entrato nel mondo. E infine l'ultimo discorso contenuto nei capitoli 24 e 25, a coronamento della sezione che va dal 19 al 25. Questo discorso è chiamato con un termine difficile il discorso escatologico, cioè sugli ultimi tempi, sulle cose ultime. E anche questo discorso si apre con una domanda, con una provocazione dei discepoli. Dicci, Signore, quando ti manifesterai nella tua gloria. Dicci, Signore, quando ci sarà il regolamento definitivo dei conti tra Dio, Israele e le altre popolazioni. E Gesù, attraverso delle immagini, anche qui attraverso delle parabole, è molto chiaro. La vostra preoccupazione non sia quella di prepararvi solo all'ultimo minuto, quando capite che l'ora è arrivata. Siate sempre pronti, come quelle vergini prudenti che hanno portato con sé l'olio. Se la vostra preoccupazione di vita è quella di sperimentare la fede solo perché un giorno il Signore verrà a chiedervene conto, ecco, capite che il Signore in qualche modo ve ne chiede conto tutti i giorni, e in modo particolare ve ne chiede conto tutti i giorni quando si presentano davanti a voi gli emarginati. È bellissimo capire che la nostra esperienza di fede, la nostra disponibilità nei confronti del Signore, Gesù la misura su come siamo pronti a dar da bere agli assetati, a dar da mangiare agli affamati, a visitare i prigionieri, eccetera, eccetera. Quando tornerà il Signore? Quando tornerai nella tua gloria? Gli dice un discepolo, e la risposta di Gesù è bellissima: io sono sempre in mezzo a voi. Disponete il vostro cuore a incontrarmi tutti i giorni, come se ogni giorno fosse l'ultimo, e a incontrarmi tutti i giorni, come se ogni giorno fosse l'ultimo, proprio in quelli che sono gli ultimi che io vi metterò sulla strada perché voi li consoliate e li educhiate.